Sole radioso, partite emozionanti, grande cornice di pubblico. Non poteva partire meglio la seconda edizione del Mediolanum Baby Cup, torneo giovanile che ha preso ufficialmente il via presso i campi sportivi del Don Luca domenica 20 ottobre. L'evento ha divertito non solamente per le partite giocate sul terreno di gioco, ma anche fuori dal campo, dove i bambini sono stati accolti da gadget e palloncini nella postazione adibita dalla McDonald's, a sostegno delle case di Roland, girandola di belle partite nella categoria 2004, dove l'Antonio Palluzzi fa incetta di successi. La società Lepina di Iacovacci prevale con la squadra A per 3-2 sulla Gila Soccer Elio Migliaccio e vince sulla SD Norba anche con la squadra B per 4-2 al termine di una gara anche questa molto equilibrata. Match pari anche fra R11 e Sermoneta, che provano a superarsi a vicenda senza però riuscirci, mentre l'Accademia dello Sport, opposta alla Virtus Cisterna, passò il successo non senza difficoltà, grazie all'ottima resistenza opposta dai giocatori in maglia rossa. Esordisce in maniera fragorosa anche il Pro San Michele Faiti, che in virtù della cinquina messa a segno contro il Falasche dimostra di essere una delle squadre favorite di questa categoria. Cascata di reti anche nella categoria 2005, dove a fare la voce grossa è la Samagor, che vince per 16-2 contro la scuola calcio Elio Migliaccio. Non è da meno il Creta Rossa, che è scatenato contro la Virtus Cisterna, riuscendo a timbrare per ben 15 volte il tabellino dei marcatori. Molto più incerte e combattute sono state invece le altre due sfide di questa classe. Il Pro San Michele Faiti ha ragione dell'Accademia dello Sport per 2-1, mentre il Pro Latina Calcio vince il braccio di ferro contro un buon Falasche per 5-3. Nell'unica partita della categoria 2006, disputata in questa giornata inaugurale del torneo, è certamente da sottolineare la grande prestazione della scuola calcio Elio Migliaccio, che va a bersaglio ben 13 volte contro la SD Norba. Dopo questa prima tappa, il Mediolanum Baby Cup si appresta a vivere un'altra giornata di fuoco già domenica 27 ottobre a partire dalle 9.30, con match di tutte le categorie che verranno giocati sia sui campi del Don Luca che su quelli dell'Agora Fitness. Il divertimento non è che all'inizio.